Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme a questo nuovo video di Elden Ring. Bene, oggi cosa facciamo? Beh, facciamo un altro boss notturno, perché ce n'è uno qui vicino. Faccio vedere dove, intanto prendiamo la resina che è sempre buona, che qua, aspettiamo la notte, come solito, consueto con i boss notturni. È già notte, però voglio rischiare che diventi giorno mentre combatto. Non so se li esplorano, però fino alla notte. Vedete? Era poco dopo notte, invece adesso che siamo in piena notte. Dobbiamo andare di qua. Ah, intanto mi è spawnata di nuova. Mi fa piacere. Ok, dobbiamo andare di qua. Il coso lui c'è ancora, il vendor, se vi interessa. Allora, dobbiamo andare qua, esattamente lì. Il problema è che, se non ricordo male, ci sono questi che rompono i maroni. Vorrei magari togliermeli un attimo dalle palle, se ve lo permettete, così almeno non vengono a rompere. Ovviamente, se ci riesco. Ok, ce l'ho fatta. Così almeno. No, la capra no, la capra no. La capra non mi interessa. Ok, andiamo qui, dovrebbe spawnare. Vediamo. Esatto. Su lui, io a cavallo faccio anche fatica a combatterci. Potremmo farci aiutare dai colonnelli qua, però non mi sembra molto giusto, ecco, vorrei cavarmela da solo a fare cacate, sono sempre bravo io. Grazie, eh. No, ma anche la capra non mi sembra il caso, voi cosa dite? Ok, ecco. Ho appena detto che è meglio che quello lì non rompa i marroni, eppure c'è già. Io, per carità, chi sono per dire di no, però se magari non venisse a rompere i maroni. Oh, porca vacca! Io non è che voglia sempre rompere i maroni, però due è un po' più complesso, eh. Perfetto, se tu lo meni, noi siamo tutti contenti. Anche la capra campa. Anche la capra campa. Perfetto, io per infilarmi nella merda sono unico, eh. Benissimo, se voi ci capite qualcosa io vi dico bravi, perché io non ci ho capito un cazzo di niente. Perfetto. Per carità, eh. Ok, boss è ucciso. Non so se l'ho ucciso io o l'ho ucciso lui, però l'abbiamo ucciso. Ma porca vacca. Mi consiglio stronzio, mi ha dato la spada ramificata del piuma blu. Aspetta un attimo, insomma, lei ha rotto i coglioni fin dall'inizio. Oh, ecco qua. La spada ramificata della pietra blu, vediamo un po'. Inizio col botto, eh. Ok, spada ramificata della spada blu. Non mi ricordo che cazzo ho preso. Allora, spada ramificata. Vediamo un po'. Cos'è sta spada ramificata? Dove cazzo è finita questa cosa ramificata qua? Che sono gli scudi. Sì. Beh, bello questo, per carità. Però io adesso lo cerco un attimo e vi dico. Ed eccola qui, aumenta un talismano che aumenta la difesa con i PV ridotti. Perfetto. Penso che la userò, però comunque utile. Adesso cosa facciamo? Beh, ovviamente guardo la guida. Allora, dobbiamo andare a una church, una chiesa. Vediamo un po'. Mappa. La church dovrebbe essere questa. Vediamo un po' del pellegrinaggio. Mossa all'osso, andiamo qua e vediamo che succede. Per fare delle cose, ovviamente, perché noi facciamo sempre qualcosa. Allora, vediamo cosa. Dobbiamo, vi ricordate il quadro che abbiamo preso al castello? Beh, il quadro che abbiamo preso al castello, qua verso il nord, c'è il tipo che ci era riprodotto in quel quadro, insomma, ritratto. E quindi dovrebbe essere qua. Ecco qua. Esatto. E riusciamo a prendere questo.
Ceneri del falco da guerra. Mossa all'oscia, se è bella. Vediamo un po'. Ceneri del falco da guerra. Ah, ma di quelli normali, quindi. No, è di quelli un po' più speciali. Non lo so. È seconda. No, quelli col nome. Sì, dovrebbe essere su quelli normali così. Però comunque, di tutto rispetto, 52, quindi più della seconda medusa e più degli altri, meno di questi. Diciamo che è seconda tra quelli più costosi della prima riga. Va bene, dai, mi va bene, devo provarla per vedere com'è. Comunque nel caso ve lo chiediate, è questo il quadro, ok? Allora, adesso la guida dice una cosa parecchio strana che non ho mai visto. Bisogna andare da Paces, e questo non lo sapevo sinceramente parlando. Se lo trovo, Paces dovrebbe essere qua, perché dobbiamo parlargli, poi combattere finché non ci dà un'altra di queste qua. Intanto le andiamo a equipaggiare, come si faceva. Ah, di qua dobbiamo mettere assegna quello che si prosta, allora questo qua, ok, e dobbiamo mettere quello che si prostra, che chiede perdono, che adesso non mi ricordo dov'è, che ci aveva dato lui questo. Dunque ci guardo, e niente. Beh, a quanto pare va bene lo stesso, ci possiamo anche fare ammazzare. Cioè, e l'unica era, se non ci vogliamo fare ammazzare, a un certo punto fargli così e lui tornava indietro e diceva ok, ti perdono e niente, tutto a posto. Comunque va bene lo stesso, dopo ritornava a essere un vendor. L'importante è che riusciamo a prendere quelle due gesti, ok. Adesso dobbiamo andare da Calais, ci teletrasportiamo e parliamo di Blades, come cazzo si chiamola, così siamo a posto. Eccoci qua. Ah, it's you again. Always a pleasure. Grazie. Ah, then you met Blythe, did you? Wonderful. I'm glad I pointed you in his direction. He's boorish, blunt, and couldn't find his nose with both hands. But he's a good egg. I think the two of you are sure to find the best in one another. Ok, qui stiamo due cosine, perché io non ho preso ancora questo, ho preso questo l'altra volta che vi ho detto, questi li ho presi tutti, volevo prendere un po' di frecce normali, perché comunque fanno sempre comodo, la cinquantina bastano, perfetto, e adesso ci teletrasportiamo. Nice. Grazie. To do business. Sì, ci teletrasportiamo qua sopra, che finalmente andiamo a fare un po' di cosine. Dunque dovrebbe essere qua che c'è Bok, il sarto, c'è dislessico, e vediamo cosa fare, che è interessante andare avanti, perché fra poco andiamo a Locaria, fanno molto. Allora, adesso dobbiamo andare a prendere un item, quindi ci giriamo verso sud-ovest, poi su... mamma mia, oggi non ce la posso fare. Eccoci qua. Ok. E poi verso ovest, qua, perché c'è un item da prendere. Poi c'è anche altra roba da fare, ovviamente. Ecco qua. Pietra bella, mi fa piacere. Ok, qui se abbiamo sacro è un attimo fare queste cose, però cioè, com'è che hai vinto te il contrasto? Ah, ma questi sono belli tosti, non lo sapevo. Eccoci qua, così abbiamo risolto il problema. Quasi ogni problema. Cioè, vai, ma scena a parti. E non me l'aspettavo una roba del genere. Ma adesso ci riusciamo, non preoccupate. Sì, quasi. Ok. Ce la facciamo, non preoccupate. Perfetto. Tanto più tosti sono, meglio è, no? No, a te non mi piace per un cazzo, ti ho detto mai nessuno. Ok. Mamma mia. L'ho rovinato, poraccio. Eccoci qua. E questa è andata. Qui gli diamo una mazzolata. E siamo a posto. Poi. C'è anche il regista, meglio di così, cosa volete? Poi da qua, vi faccio vedere anche dove siamo. Andiamo verso est e poi scendiamo a nord. Allora, andiamo verso est.
di qua. Ho detto verso est, che è di qua, scusate, ma purtroppo ormai non ci sono più. Verso est e poi scendiamo a nord, ok. Che è di là. Perfetto, e qui ci dovrebbe essere un altro cimitero. Venisce da prendere altre cose. Allora, piano, perché devo anche capire dove sono, eh. Tu non mi piaci per un cazzo, te l'ho sempre detto. Vai. Ok. Ottimo. E qui vedete che c'è della roba. Voi maghi avete un po' rotti i maroni, lo sapete? Eccoci qua. Lascia che lanci la sua roba. Ciao boia. Aspetta un attimo. E niente. Scusate, fatemi andare un attimo qua. Perfetto. Andata. Ok. Prendiamo. Curiamoci. E prendiamo anche questo. Pergamena dell'Accademia. Mossa l'occia, cosa abbiamo preso. Vi faccio vedere dove siamo. Adesso andiamo verso sud-est. Di qua dobbiamo scendere. In pratica dobbiamo scendere di qua più o meno, eh. Esatto. Ecco qua. Proseguiamo di qua. Faccio vedere ancora dove siamo. Perfetto, vi ricordate che c'era quell'accampamento, ho detto non vi preoccupate che ci ritorno. Adesso ci andiamo, quindi andiamo a fare delle cose, scusate. Eccomi. Delle piccole cosine, quindi insomma dai, facciamo col culetto questi qua. What a tax, cialeppa. Mi dispiace signore, si è fatto male. Ecco. Io voglio il colpo di uno. Ecco qua. Come ci ha creduto, signore. Andiamo. Ho perso il lock, scusate. Tac! Scialeppa. Eccoli qua. Eccoci qua. Bene, 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 sono contento. E adesso siamo livellati, dai. Non è che prima eravamo un po' giù quando siamo venuti la prima volta. Perfetto, questa è andata. Andiamo, dovremmo prendere. Dunque, abbiamo preso tutto, mi sembra. No, sì. No, forse qua è rimasto qualcosa, vedete? Ok. Posto. Grazie, mi ha impedito di. Ah, è già morto. Ah, sì, siamo diventati molto più potenti rispetto a quando eravamo venuti. Sa che sventole ti ricaccio. E adesso andiamo qua. No, scusate, qua. Eccoci qua, a prendere questo item. C'è una roba, c'era proprio da venire per prendere sta roba. Poi da qui, scusate, da qui. Da qui è un po' più complesso perché dobbiamo andare verso nord. Dritto dritto verso nord, poi trovare una non mi ricordo come si chiama. Comunque ci dovrebbe, penso, credo ci diano là, che adesso vediamo. Comunque sarebbe meglio che livellassi, perché sarebbe meglio che livellassi. Perché sì, così almeno se perdiamo siamo tranquilli. Allora, livello. Livello, destrezza. Se no forza, no, facciamo destrezza, così portiamo un pochino più avanti anche questo e siamo a posto. Allora, andiamo verso, abbiamo detto, nord. Almeno ci sono rimasti 4.900, se li prendiamo pazienza, però sono 4.900 almeno. No, salve, adesso non ho tempo, devo cercare un signoro. Da queste parti dovrei vederlo già, vedete? E non è facile, purtroppo. Aia. Ok, cavacca. Ok, capiamo i suoi tempi prima di fare cacate. Beh, mi fa piacere come li abbia capiti bene i suoi tempi. Sono stato proprio bravo, bravo. Ancora meglio così. Sì, però se avevo l'occhi, grazie. Ce la facciamo, ce la facciamo. A fare una figura di merda ce la facciamo. Ok. E niente. Ok, mamma mia, ci ho messo 3 ore. Ecco qua. Detto io che ce la facevamo.
Perfetto. Ah, non era lui, perfetto. Adesso guarda dove ha fatto la bella figura di merda. Allora, adesso dobbiamo andare verso nord-est, perché c'è un nord-est. C'è uno da cui parla fantasmino, perfetto. Ah, ma qui non vi preoccupate che dovevamo venirci, non è che... Oh, c'è anche Marika, la signorina. Ecco qui, spandiamoci. Cazzo. Ok, quindi siamo qua, vi faccio vedere. Perché qui, in questa rovina, c'è una cosa da prendere. Quindi con calma la facciamo. Tanto le facciamo tutte, vi ho detto. Anche le cose più noiose, però comunque è sempre tutto, no? Ok, allora, qui c'era qualcuno. No, non voglio... infatti immaginavo ci fosse qualcuno. Adesso vai, campamento. Ok. Andiamo. Con calma, facciamo tutto. Fondone guida, qui c'è qualcosa. Se vado qui ci risalgo poi. Mi tocca fare un giro atomico. Vabbè, tanto se dobbiamo prenderlo, prendiamolo, no? Perfetto, lunaurea. Scusi signore. Beh, ho fatto una bella cacata. Vabbè, così mi sono rigenerato. Non di tanto, però meglio di niente, no? Poi risaliamo. E andiamo qua. Perfetto. Ottimo. Grazie lei che mi fa rigenerare, è sempre molto carino e gentile. Ok. Stiamo attenti perché qui è pieno di gente cattiva. Non ce la faccio, vero? Vabbè, pazienza. Oh, questa non me l'aspettavo. Salve. Non ci provi proprio. Ottimo. Salve. Perfettico. Dovrebbe esserci un altro, forse era l'ultimo. Ecco il cane. Perfetto. Poraccio. Oh, cagnaccio. Si fa così. Ok, adesso qui c'è da prendere. Salve, grazie. Una cosa. Questa. Perfetto. E qua dobbiamo rotolare perché c'è un'apertura chiusa. Questa. Tac. Ciale padeu. E possiamo entrare per prendere il che. Eccoci qua. Fantastico. Prendiamo anche questo. Che servirà la tipa. Perfetto, l'uva. Che abbiamo già dato una. E questa è la seconda. Poi prendiamo questo. Che il cimeglio delle due dita. Scialleppa, cosa avrei mai preso? Cimeglio delle due dita è qua. Aumenta la fede, beh, di tutto rispetto. Poi dobbiamo andare da Ietta, che si trova verso ovest. Quindi andiamo di qua. Vedete, stiamo facendo un sacco di cose come al solito. Allora, verso ovest, di qua, eccola qui. A posto. Cosa c'era? Niente. E lei si trova qua. Faccio vedere. Esattamente qui. Hello? Is someone there? Would you donate any Shabiri grapes in your possession to me? I'm on a pilgrimage in search of the distant light. And when I eat one of those grapes, I can feel the light in the back of my eyes. You're not like the others who give me grapes, are you? They rest their trembling hands upon me. Howling wordlessly, they gently stroke my eyes, their frail fingers, emaciated. Yet still, they give me the grapes, but you seem somehow firmer. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Grazie. Adesso da qui vi faccio vedere dove siamo. Dobbiamo andare a ovest perché c'è una grazia. Quindi tutto a ovest. Qua. Che c'è una grazia. Perfetto. Dai, sono contento. Piano piano. Ecco, la vedete. Si intravede. Si intravede che dovrebbe essere qua. Ovviamente
Io devo fare una figura di merda video, perché sennò nessuno è contento. Allora, aspettate, ritorniamo da Yeto un attimo, perché forse ho sbagliato qualcosa io, scusatemi. Però mi sembrava fosse qua. Allora, Yeto è qui. E da qui dobbiamo andare verso ovest. Era semplice la cosa. Ah, ok, così, verso ovest. Mi sono sbagliato, scusate, Yeto è qua. Vedete? Ecco, cioè, dopo di poco mi ho sbagliato. Infatti era poco più in là. Ok, scusatemi, ma porca miserica, ci sono più ultimamente. Eccola qui, vedete? Era andato troppo in là. Ok, andiamo di aprire. Vedete che mi sta arrivando della roba poco bella. Eccoci qua. Oh cavoli, ce l'abbiamo fatta. Vi faccio vedere dove siamo. Siamo qua. Lì non vi potete sbagliare, perché io ero andato qua purtroppo e sono ricoglionito. Non ci si fa niente. Vabbè ragazzi, dai, ci fermiamo qua, così nel prossimo episodio facciamo altro, perché ci sono delle quest da attivare, delle mappe da trovare, delle morti da venire, insomma un sacco di cose. Quindi come al solito vi invito a lasciare un like e un commento se vi piace la serie, fammi sapere cosa ne pensate. Per il momento vi saluto, saluto da Shiba, ciao ciao.